Dopo oltre 5 mesi il Notaresco abbandona il gradino più alto della classifica, sorpassato dal Matelica e raggiunto dal Campobasso al secondo posto. Prosegue il momento negativo dei rossoblu che perdono il derby del Savini di Misura al cospetto di un Ovastese che continua a giovarsi della cura Silva, che da quando è sulla panchina biancorossa ha vinto 4 gare su 5. Locali senza Cancelli e Sansovini che si schierano con il 3-5-2, in panchina il grande ex Stivaletta, 3-4-1-2 il modulo degli ospiti con Vittorio Esposito, trequartista, sarà proprio lui a decidere la partita. Buon pubblico al Savini con rappresentanza ospite, partenza a buon ritmo con le due squadre ad attaccare a viso aperto. Al 19esimo padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Frulla che crossa in aria per Romano che di testa indirizza la palla all'angolino dove riesce ad arrivare Lorenzo Bardini che salva. Al 20esimo Gallo segna un gran gol dalla sinistra per il Notaresco, ma la sua rete viene annullata dal direttore di gara per fuorigioco. Sale la pressione della squadra di Roberto Vagnoni con l'Ovastese costretta ad arretrare. Al 25esimo si infortuna però tra i padroni di casa Marco Pomante che è costretto a lasciare il campo a Liguori. Al 26esimo liscio in area rosso-blu di Gallo con Scotti che poi riesce a respingere. Al 28esimo Cardinale già ammonito dal direttore di gara ferma fallosamente Fagioli con sfira di Pordenone che assegna la punizione non punendo con la seconda ammonizione il giocatore dell'Ovastese fra le vivaci proteste di giocatori e tifosi di casa. Sulla punizione seguente Frulla mette il pallone poi sopra la traversa. La formazione del presidente Salvatore Di Giovanni attacca, ma al 34esimo gli ospiti vanno in vantaggio con Vittorio Esposito che approfitta di un mezzo rimpallo e con un guizzo supera Scotti regalando all'Ovastese il vantaggio. Festeggiano i biancorossi sotto il settore dei propri tifosi. I locali invece accusano il colpo e così al 39esimo è ancora l'Ovastese a rendersi pericolosa con una punizione di Filippo Bardini respinta ottimamente da Scotti. Prima parte di gara che si chiude così sullo 0-1. Nella ripresa al 10° punizione di Frulla per il Notaresco con Bardini che respinge. Al 14esimo risposta ospite con Francesco Esposito che in aria tira però centralmente fra le braccia di Scotti. Il match si mantiene vibrante con i rossoblu di casa pericolosi con il cross di Liguori ed il mancato tap-in di Fagioli in area. Spinge l'11 di Roberto Vagnoni alla ricerca del pareggio, esponendosi però agli attacchi dell'Ovastese che non riesce a trovare però il gol del 2-0. Trascorrono i minuti con gli ospiti ancora in vantaggio e con il portiere dell'Ovastese Bardini scarsamente impegnato. Al 28esimo Vagnoni gioca la carta Stivaletta, mandando in campo il grande ex della gara, Ovastese Doc, che entra al posto di Romano e con l'avanti notareschino che al 32esimo ha la ghiotta occasione per segnare il gol del pareggio, andando però a colpire di testa su Lorenzo Bardini che riesce così a respingere. Si arriva ai minuti finali con i presumibili attacchi locali e con Bardini ancora prodigioso al 93esimo con una parata di istinto su Raffaello. Per l'Ovastese arrivano così 3 punti che hanno il sapore dei playoff. Per il Notaresco una sconfitta che brucia. La squadra ha fatto davvero una grande prestazione sugli episodi dell'arbitro, è inutile parlare perché ultimamente ci stanno arbitrando, dicevo un mese e mezzo fa, da ultima in classifica, non so perché, ha girato un po' tutto, anche questo atteggiamento della terna arbitrale, comunque c'era un'espulsione clamorosa perché quel giocatore era già stato ammonito, erano passati 10 minuti, è un episodio importante, però non possiamo attaccarci solo a quello, la squadra ha fatto una buonissima partita, il portiere loro credo che senza dubbio sia stato il migliore in campo, però l'Ovastese porta a casa i punti. Quindi c'è poco da dire, il momento è questo, domenica scorsa poco da dire, sono sconfitta perché abbiamo sbagliato i primi 25 minuti, oggi la squadra ha giocato secondo me un intero per 90 minuti, anche se alla fine è stata un po' confusionaria, ma poi ci succede anche l'infortunio di Pomante, ci ha condizionato a cambiare sistema, anche se poi abbiamo fatto bene, però questo è il momento, loro magari... ho sentito che si è fatto male Pizzutelli, quindi su questo infortunio ci hanno lavorato col portiere grande e hanno vinto la partita. Per dirti come sono i meccanismi e le dinamiche del calcio, magari avessero messo in porta il portiere giovane, magari non avrebbe fatto questi interventi e poi magari avrebbero vinto, avrebbe un altro scarto. Però questo è il calcio, sono dinamiche che dobbiamo accettare.
Però ecco, un periodo davvero, se giochiamo bene perdiamo, se giochiamo male noi perdiamo, perché difficilmente riusciamo a fare un risultato se non facciamo una prestazione. Oggi la squadra che la prestazione abbia fatta, la Vastese, sinceramente ha fatto veramente poco per portare a casa 3 punti. Ma noi stiamo lottando per questi benedetti playoff, abbiamo avuto la fortuna col mio arrivo di avvicinarci appunto ai playoff. Le cose stanno andando abbastanza bene, oggi è chiaro una bella vittoria su un campo così difficile che me li descrivevano un pochino in calo, invece hanno fatto una partita tosta, maschia, però noi abbiamo controllato abbastanza bene, poi abbiamo questi giocatori di qualità che possono inventarsi il gol. Sapete meglio di me che il calcio è calcio, insomma chi la butta dentro c'ha ragione, e quindi noi bene, poi ecco, poteva anche venire il pareggio, ero soddisfatto lo stesso, però per noi è una grande vittoria che ci porta ad avere fiducia per le prossime gare, appunto per poter lottare per i playoff. Mister, torniamo su un episodio molto contestato di questa gara dai padroni di casa, il secondo probabilmente giallo per Cardinale. Lei dalla panchina cosa ha visto? Non voglio mettere in difficoltà. Allora posso dirvi che il primo giallo non c'era, perché era proprio davanti alla panchina e ha preso la palla nettamente proprio davanti a me. Quindi le cose forse si compensano, ma io comunque l'ho sostituito per sicurezza. Fatto bene.